Gesù è qui. This is a fact. Questo è un fatto accertato. It's not a wish. Non è un solo desiderio. It is a fact. È un fatto. Jesus said, I am with you always, not sometimes. Gesù ha detto, io sono con voi sempre, non qualche volta. Always means always. Tutte le volte significa sempre. He is here. Egli è qui. Amen. Amen. Three days is very little for me. 3 giorni per me sono troppo poco. I always feel I need a minimum of 6 days. Io ho di solito bisogno di almeno 6 giorni. Because it's the word of God has to sink in and it has to be, what shall I say, come from different angles. Perché la parola di Dio deve affondare in profondità e deve venire da diverse angolazioni. Because we preach for results. Perché noi predichiamo per avere risultato. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. So we only have 3 days, and I know God created the world in 7 days. In 6 days, He can save the whole of Sicily in 3 days. Amen. Abbiamo fatto 3 giorni. Dio ha creato il mondo in 6 giorni. Bene. Noi possiamo salvare tutta la Sicilia in 3 giorni. Amen. Alleluia. Alleluia. So I have one more chance to speak to you, and that is tomorrow. Io ho oggi l'occasione di parlarvi e anche domani. Tomorrow morning. Domani mattina. That meeting will be our special commissioning and anointing meeting. E la riunione domattina sarà una speciale riunione per affidare e per ungere, una riunione di unzione. After I've preached the word of God, I will lay my hands on everyone who wants my hands to be laid upon, because I believe the fire of the Holy Spirit is going to fall. E dopo aver predicato la parola di Dio, io imporrò le mani su tutti coloro che desiderano che io imponga le mani, perché vogliamo che la parola di Dio si diffonda con potenza. And there will be a mighty multiplication in the Holy Spirit evangelism. They cannot hear over on that side. Okay, they are trying to adjust it. Thank you for telling us. Grazie per avercelo detto. Ditecelo. Imagine you would have sat here and you would have not understood. Peccato, è sedersi qui e non capire. E quegli altoparlanti. Va bene adesso? Ok, it's ok. Can you hear now? Ora si può sentire? Amen. Okay, grazie. Thank you. Okay, I would like to say one more thing. I've written a book. I must say, I was yesterday amazed to see this book in Italian, because we haven't got it even out in German yet. Io sono stato stupito, meravigliato ieri, di vedere che questo mio ultimo libro è stato già stampato in italiano e noi ancora non l'abbiamo in tedesco. Amen. Amen. And this is thanks to my dear friend and brother Piccolo from Milano. E questo grazie al mio caro amico, fratello Piccolo da Milano. He worked day and night to translate it. Egli ha lavorato giorno e notte per tradurlo, per prepararlo. Now, this book is important because it will show you fresh aspects on the old subject of faith. Questo libro è importante per voi perché vi presenta aspetti freschi del soggetto della fede. I know there are 10,000 books on that subject on the market, but I believe you will be truly blessed because there are fresh insights from the Word of God. Riguardante il soggetto
oggetto della fede, ma questo libro presenta delle nuove rivelazioni sull'argomento della fede. Don't take one, take two, remember Christmas is coming. Non ne prendete uno solo, prendetene due copie, perché ricordate che Natale sta avvenendo, per fare un regalo. Ok. Bene. Right, now, let me come to what is on my heart for today. Allora permettetemi di dire quello che sta sul mio cuore questa mattina. And I want to teach certain truths that are of paramount importance. Io voglio insegnarvi alcune verità di enorme importanza. Let's turn to Acts chapter 2. Vogliamo aprire che è il punto chiave, il capitolo chiave per l'argomento di oggi. Verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. E tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. This is what happened on the day of Pentecost. Questo è ciò che accade il giorno della Pentecoste. Amen. Amen. Now let me just tell you introductory. Voglio dirvi in modo introduttivo. The day of Pentecost is theologically connected with the day of Ascension. Il giorno della Pentecoste è teologicamente connesso con il giorno dell'Ascensione. Because Pentecost only became possible due to the ascension of Jesus Christ. Perché la Pentecoste è stata resa possibile soltanto in seguito all'ascensione di Gesù Cristo. So when Jesus ascended to heaven, così quando Gesù salì al cielo, he did it because he said it would be advantageous to us. He said so to his disciples. Lui lo ha fatto perché ha detto è utile che io me ne vada. The advantage would be that as he would go, another comforter would come and we would all be filled with the power of the Holy Spirit. Il vantaggio, l'unità era che mentre lui fosse andato, sarebbe venuto un altro consolatore. So when Jesus ascended to heaven, così quando Gesù salì al cielo, he opened the gate of glory right there. Egli aprì le porte della gloria proprio lì. And that left that gate open. E quest'ultima porta ormai era aperta. It is open. E ora è aperta. It remains open. E rimane aperta. Hallelujah. Hallelujah. Now this is important. Questo è importante. I tell you why. E vi dirò perché. Because I hear people pray all over the world, oh Lord, give us an open heaven. Perché molta gente sento che prega in tutto il mondo, Signore, aprici le porte del cielo. We don't need to pray for an open heaven. Heaven is open. Non abbiamo bisogno di pregare e chiedere al Signore una porta aperta nel cielo perché è già aperta. No devil could close that gate. E nessun diavolo può chiudere questa porta. Hallelujah. Hallelujah. That is a fact. Questo è un fatto. It's a biblical fact. È un fatto biblico. Hallelujah. Hallelujah. How do I know that heaven is still open? Come faccio a sapere che la porta è ancora aperta? Acts chapter 2, the Holy Spirit came down. In Atti 2 vediamo che lo Spirito Santo è sceso. But in Acts 7, verse 56. Ma in Atti 7, 57. Just before Stephen was stoned to death. Proprio prima che Pietro fosse lapidato, what did he say? Che cosa
disse. Stephen said, I see heaven open. Disse, io vedo i cieli aperti. And the Son of Man standing. E il figlio dell'uomo in piedi. So 5 chapters later, heaven was still open. Perciò 5 capitoli dopo, il cielo era ancora aperto. And 2,000 years later, heaven is still open. E 2,000 anni dopo, il cielo è ancora aperto. Amen. 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 Never again pray for an open heaven. Non pregate mai perché il Signore apra i cieli. Heaven is open. Perché il cielo è aperto. Say amen. Dite amen. Just back to Stephen for a half a second. Soltanto per qualche secondo. Stephen said, I see Jesus. Lo vide solo per qualche secondo. Stephen said, I see Jesus standing. E disse, io vedo Gesù in piedi. I was always surprised. E io sempre sono rimasto sorpreso. Acts 2 says Jesus sat down at the right hand of the Father. In Atti 2 è detto che Gesù sedette alla destra del Padre. Acts 7 says he was standing. Atti 7 dice che egli era in piedi. Is he now sitting or is he standing? Allora, era seduto o era in piedi? Shall I tell you what I believe? Posso dirvi quello che io credo? I believe in Acts chapter 7, Jesus stood up to receive Stephen. Io credo in Atti 7, Gesù si alzò in piedi per accogliere Stefano. Alleluia! I believe that you and I, when we arrive in heaven, Jesus will stand to receive us. Io penso che quando voi e io andremo in cielo, Gesù si alzerà in piedi per accoglierci. Alleluia. Okay, now let me wrap my introduction up. Oh, questa è la mia introduzione. Jesus ascended to heaven. Gesù salì al cielo. Left the gate open. E lasciò la porta aperta. 10 days later. 10 giorni dopo. There was a descension. Ci fu una discesa. Jesus ascended. The Holy Spirit descended. Gesù salì. Lo Spirito Santo discese. Right there at that gate of glory, all of a sudden there was a mighty breath of wind. E proprio lì nel cielo c'era una corrente d'aria. In Jerusalem they heard something like a rushing mighty wind. In Gerusalemme loro udirono un suono come di vento impetuoso che soffia. They sat on the upper room looking, where is the storm? E guardarono e attraverso l'alto solaio e dissero, dov'è questa pietra? And they questa tempesta. They looked for the trees, but the trees were not shaking. Guardarono fuori gli alberi per vedere se venivano mossi. Si oscillavano, ma non venivano mossi. Well, this storm was a storm the weather bureau knew nothing about. Oh, questa tempesta era così forte che il servizio meteorologico non poteva conoscere. Because that wind did not come to shake trees, it came to shake people. Perché questo vento non era venuto per scuotere cose, ma era venuto per scuotere le persone. Wind of the Holy Spirit. Il vento dello Spirito Santo. Shaking the nations of the world. Che scuote le nazioni del mondo. Amen. Amen. All right. Now. Ora. Now let me give you a little Bible study on the word Holy Spirit. Ora voglio farvi un breve studio biblico sul termine Spirito Santo. Holy Spirit. Spirito Santo. Now the word spirit in Hebrew, the Old Testament language, is ruach. Ora, in ebraico, nel Vecchio Testamento, la parola spirito viene dall'ebraico ruach. It means wind. E significa vento. In the New Testament, in ancient Greek, the word is pneuma. Nel Nuovo Testamento, la parola tradotta vento è pneuma. And it also means wind. Che significa pure in greco vento.
And so every time we say Holy Spirit, we say actually Holy Wind. E tutte le volte che noi pronunciamo il termine Spirito Santo, in effetti noi diciamo Vento Santo. The name of the third person of the Trinity is Holy Wind. E il nome della terza persona della Trinità è Vento Santo. Now I told you it is wrong to pray for an open heaven. E ho detto già prima che è sbagliato pregare e dire Signore apri i cieli. I don't know, sometimes we pray for things God cannot answer. Io non so, ma a volte noi preghiamo per cose che il Signore non può esaudire. But let me put it this way. Ma voglio mettermi. Jesus has a flame for that earth. Gesù ha una fiammella per quella terra. C'era una fiammella per ogni testa. Amen. Amen. And the fire came down and came on every head. E quella fiammella venne giù e si posò su ogni capo. And the moment. E nel preciso momento, the fire touched them. Che il fuoco li toccò, they jumped up. Loro saltarono su. And they began to speak in other languages as the Holy Spirit gave them utterance. E cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. There was an inflow and there was a mighty outflow. Ci fu un qualcosa che entrava in loro e ci fu qualcosa che usciva da loro. 3,000 people got saved and baptized the same day. 3,000 persone furono salvate e battezzate quello stesso giorno. That was the greatest miracle that had happened until that time. E quello fu il più grande miracolo che era finora allora avvenuto. Jesus hadn't seen so many getting saved. Jesus had not even seen so many getting saved. E Gesù non aveva mai visto tante persone quando erano lì. Amen. Amen. Isaiah never saw a soul saved. E neanche Isaia aveva visto tante anime salvate. Ezekiel never saw a soul saved. Neanche Ezechiele aveva visto tante anime salvate. If you lead one soul to Jesus, you have done more than any one of those prophets. Se voi conducete al Signore una sola persona, voi avrete fatto più di quello che hanno fatto questi profeti. The fire has come for the world to hear the gospel and be saved. E la fiammella è venuta, lo Spirito Santo è venuto perché il mondo possa udire l'Evangelo e sia salvato. Alleluia! 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 Listen, ascoltate. I said to the Lord, io ho detto al Signore, what is the meaning of that flame on every head? Cosa significa quella fiammella su ogni capo? Why so many flames? Perché tante fiamme? Why not just one big flame? Perché non solo una grossa fiamma? Just one gigantic flame in Jerusalem. Solo una gigantesca fiamma su Gerusalemme. Wouldn't that have been better? Non sarebbe stato meglio? I'll tell you what the Lord spoke to me. E voglio dirvi quello che il Signore mi disse. If there only one gigantic flame had descended in Jerusalem. Se fosse discesa una gigantesca fiamma su Gerusalemme. We Christians would all be forced to make pilgrimages to Jerusalem. Noi credenti saremmo stati tutti obbligati a fare pellegrinaggi a Gerusalemme. And on arrival in Jerusalem we would see from far, from all'Italia already, we would see the big flame. E arrivando a Gerusalemme, già dall'aereo all'Italia, avremmo potuto vedere già la grande fiamma su Gerusalemme. At the flame we would march around the flame. E molto più ci avvicinavamo alla fiamma. First we warm ourselves on the front. Prima ci saremmo riscaldati. And when the front is warm, we e quando davanti era aperto, riscaldati davanti, poi ci saremmo messi con le spalle. And when the back is hot, the front gets cold again. E quando di nuovo il davanti veniva, si raffreddava, noi ci giravamo di nuovo e cominciavamo di nuovo a riscaldarci. Now the back is getting ora la schiena si raffreddava di nuovo. And before you can turn again, e poi ci giravamo di nuovo. Somebody pushes you. E poi prima che ci giravamo qualcuno vi spingeva, l'avrebbe spinto. Go home, it's my turn. Adesso vai a casa, è il mio turno ora.
don't make pilgrimages. Noi non facciamo pellegrinaggi. Because there is, didn't come one big flame. Perché non è scesa una grande fiamma. Little flames. Piccole fiammelle. Sat on each head. E si posarono ognuna su ogni capo. When you get the fire. E quando voi avete il fuoco, flame. Quando voi avete il fuoco avete anche la fiamma. You go with the flame and you go to work. E voi andate, avete la fiamma e andate a lavorare. You go with the flame and you go to school. O avete la fiamma e andate a scuola. You go and go wherever you go, the flame goes. E dovunque voi vi recchiate la fiamma va con voi. Hallelujah. That's what Peter said. E questo che disse Pietro. More than silver we don't care. Io non ne ho. But such as we have, ma quello che io ho, we give unto you. Noi lo diamo a te. In the name of Jesus, rise and be. Nel nome di Gesù, alza del cammino. Alleluia. 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 Amen. 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 You know what my wife tells me? Sapete quello che mi dice mia moglie? She says to me sometimes in the night I'm sitting in bed in my sleep casting out devils. A volte mi sente che mentre sono a letto parlo e scaccio i demoni. Mentre dormo. At first I thought maybe there's something wrong with me. Ho pensato da prima forse c'è qualcosa di sbagliato in me. Then I said no, this is wonderful. Ah, ho detto, oh, ma questo è meraviglioso. When my brain sleeps. This thing never sleeps. Quando il mio cervello si addormenta, questa fiamma non si addormenta. That's why I have no nightmares. Ecco perché non ho incubi. The devil cannot bring nightmares to me. E il diavolo non può portare nulla di male verso di me. If he touches me by night with his filthy finger, he will burn it. Ah, perché se mi tocca con le sue sporche dita, saranno bruciate. Flames of fire sat upon each of them. Fiamme di fuoco si posarono su ognuno di loro. With that fire came boldness. Con quel fuoco venne l'audacia. Boldness. La franchezza. They didn't care whether they would live or die, but they couldn't stop preaching the glorious message of the cross of Jesus Christ. Non si curavano se sarebbero vissuti o sarebbero stati uccisi. Volevano proclamare l'Evangelo di Gesù Cristo. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Need the fire. E voi avete bisogno del fuoco. Need the fire. Avete bisogno del fuoco. Wind and fire. Vento e fuoco. Motion and power. Movimento e potenza. Alleluia. Alleluia. What a mighty God we serve. Quale Dio potente serviamo. What a mighty God we serve. Quale Dio potente serviamo. I said to the Lord, Lord, what is the meaning of this little flame on my head. E ho chiesto al Signore, Signore, che cosa, qual è il significato di questa piccola fiamma sul mio capo? And you know what he said to me? E sapete quello che mi disse il Signore? He said to me, it's a potent miniature nuclear power station. È una stazione nucleare in miniatura. Power station. Una centrale elettrica, nucleare. Generator. Un generatore. Alleluia. Alleluia. Oh, alleluia. Oh, alleluia. 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 Qual è la centrale elettrica più potente in Sicilia? Datemi il nome. L'Etna. L'Etna. Il vulcano. L'Etna. Vulcano. Vulcano. Etna. Etna. Il vulcano. It's always active. Well, I've got good news for you. Ho buona notizia allora per voi. I've got 1 million Etna sitting here. Ho mille
un milione di etnia che sono qui quassù. Io sempre mi meraviglio quando i cristiani mi dicono che sono turbati, afflitti dai demoni. Troubled by demons? Come turbati dai demoni? I thought you troubled the demons, not that the demons troubled you. Sei tu che dovresti mettere turbare il diavolo, non i demoni. Una donna mi disse, she said, I'm a Christian but I've got the demons right here. Io sono una cristiana ma ho i demoni proprio qui, proprio qui. I said, what? Ha detto che cosa? Yes, sì, sì, sono qui, sono qui. You know what I said to her? Sapete che cosa le risposi? I said to her sister. Ha detto, sorella. Flies can only sit on a cold stove. Sapete, le mosche possono, se possono sedersi soltanto sulle stufe spente, fredde. They love to sit on a cold stove for a long time. A loro piace sedersi, stare sulle stufe fredde per tanto tempo. The fire of the Holy Spirit into your stove. E mettete il fuoco dello Spirito Santo nella vostra stufa. You don't need to cast out any demon, they will all fly away. Non avete bisogno di scacciare i demoni. Tutti voleranno via. Immaginate che questa sia la stufa. Una stufa bollente, calda. Here comes the fly. Ecco, viene una mosca. Here the fly senses the heat. E qui la mosca avverte il calore. What does the fly do? Che cosa fa la mosca? Spirito Santo risolverà tutti i vostri problemi. Alleluia! Alleluia! And it is given us to preach the gospel. A noi è stato dato predicare il Vangelo. Some pastors are bogged down in counseling. Alcuni pastori si perdono nel fare consulenza. They counsel them on birthdays and they counsel them on problem days, they counsel them on boxing days. Lì fanno consulenza il giorno del compleanno. Sempre consulenza. Oh, tu sei un meraviglioso cristiano. Yeah, but the devil troubles me again. Turba ancora, oh, non tu worry, I will pray non preoccuparti, io pregherò per you te. Can call me 24 hours a night. Tu mi puoi chiamare 24 ore al giorno. Un anno, due anni, dieci anni, venti anni. I want to make a suggestion. Io voglio darvi un consiglio. Stop counseling for 3 months. Smettete di fare consulenza per 3 mesi. Take your church e prendete la vostra chiesa. And start preaching on the streets. E cominciate a predicare agli angoli delle strade. After 3 months you will find. Dopo 3 mesi scoprirete. Evangelism is therapeutic. L'evangelizzazione è terapeutica. You solve all the problems. Voi risolverete tutti i problemi. Evangelism saves the lost and is therapeutic for the evangelist. L'evangelizzazione salva i perduti ed è terapeutica per i credenti.
Fire heals. Perché la fiamma guarisce. Fire empowers. La fiamma dà potenza. Fire makes bold. La fiamma dà audacia. Alleluia. Alleluia. Shout amen. Gridate. The German people say to me. Sapete cosa mi dice la gente tedesca? My own people. Il mio stesso popolo. They say to me, Reinhard, you are the most untypical German preacher. E mi dicono, Reinhard, tu sei il predicatore più diverso, non tipico. I say why? E io ho chiesto perché? They say, why do you always shout so much when you preach? Perché devi gridare così tanto mentre predichi? We are not deaf. Noi non siamo sordi. Why do you shout? Perché gridi? I tell you. E io voglio dirlo. I've got a few answers. Ho alcune risposte. You know what I say to them? E sapete cosa dico a loro? When I see. Quando vedo how Satan torments our young people, come Satana tormenta i giovani, when I see, quando vedo how he holds humanity in the bondage of chains, quando l'umanità è legata da catene, I cannot purr like a cat, io non posso purr like a cat, essere come un gatto, miagolare come un gatto. And I cannot coo like a dove. E io non posso fare il rumore che fa la colomba. I want to roar like a lion. Io voglio ruggire come un leone. Devo fare una confessione qui questa mattina. Because twice I tried to behave. Perché per due volte ho cercato di comportarmi bene. I preached very calm. Ho predicato in maniera calma. Like I saw the other school. Come ho visto le altre. Those two meetings were a catastrophe. E quelle due riunioni sono state una catastrofe. I went back to Jesus. E io tornai di nuovo da Gesù. I said, Lord, what now? Ho detto, Signore, che devo fare ora? What the Lord said to me, I will never forget for as long as I live. E quello che il Signore mi disse non lo dimenticherò finché vivrò. You know what he said to me? Sapete cosa mi disse il Signore? He said, Reinhard, don't worry. Mi disse, Reinhard, non ti preoccupare. Dignity is not the fruit of the Spirit. La dignità non è uno dei frutti dello Spirito. Se voi avete la libertà di rallegrarvi, su, rallegriamoci insieme. Alleluia! Non possiamo permetterci di non rallegrarci nel Signore, nella gioia del Signore. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. How many are blessed here this morning? Quanti di voi sono stati benedetti questa mattina? Alleluia. 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 Well, let me say something about the purpose of Pentecost. Ora permettetemi di dire qualcosa circa lo scopo del Pentecoste. Why fire, why wind? Perché il fuoco, perché il vento? Why fire, why wind? Perché il fuoco, perché il vento? I tell you. E voglio dirvelo. When the 120 were in the upper room. Quando i 120 si trovavano nell'alto solaio. And 3,000 people got saved.
3.000 persone furono salvate. I think John went to Peter. Io penso che Giovanni si recò da Pietro. Both had that flame on their heads. E entrambi avevano la fiamma sulla loro testa. Now, first of all, I want to say to you what John did not say. Ora, prima di tutto, voglio dirvi quello che Giovanni non disse. John didn't come to Peter and say. Giovanni non andò da Pietro e a dirgli Peter. Pietro. Wasn't this a wonderful prayer meeting? Non è stata questa una meravigliosa riunione di preghiera? Shouldn't we have such a prayer meeting every day? Non dovremmo avere questa riunione di preghiera così ogni giorno? Shouldn't we start a new denomination, the upper room denomination? Non dovremmo iniziare, dare inizio a una nuova denominazione, la denominazione dell'Alto Solaio? Did he say that? Ha detto questo? No! No. I'll tell you what he said to Peter. Voglio dirvi quello che Giovanni ha detto a Pietro. Andò da Pietro. Pietro! Said, Peter! Pietro! I cannot stand it long, any longer in this prayer meeting. Io non posso restare più a lungo in questa riunione di preghiera. The fire is burning. Il fuoco sta bruciando. I don't want to stay in the prayer meeting any longer. Io non voglio stare nella riunione di preghiera più a lungo. I want to go to Jerusalem. Io voglio andare a Gerusalemme. I want to look for a victim of the devil. Io voglio andare a cercare una vittima del diavolo. The fire is burning. Il fuoco sta bruciando. Peter said. Pietro disse. Oh, I feel the same. Oh, io sento la stessa cosa. They left the prayer meeting. Lasciarono la preghiera, andarono a Gerusalemme, looking for a victim of the devil, cercando una vittima del diavolo, looking, searching, cercando. All of a sudden, e improvvisamente, thank God they found a victim of the devil. Grazie a Dio trovarono una delle vittime del diavolo. There was a cripple at the beautiful. C'era uno storpio all'ingresso del tempio. That cripple knew nothing about this. E quello zoppo non sapeva nulla di questa fiamma. E lui stese la mano. E lira, please. Qualche lira, per favore. Lira lo chiede. Pietro lo guardò. He says, gold and silver, we don't have. No, no, né oro né argento. We don't have a Mercedes Benz and we don't have real estate. Non abbiamo patrimoni, non abbiamo conti in banca. We don't have a university degree. Non abbiamo titoli universitari. Or any other higher learning. O altri diplomi di scuola superiore, di alta educazione. But such as we have. Ma quello che abbiamo. We have. Che abbiamo. We have. Abbiamo. We give unto. Noi lo daremo a te. Peter stretched forth his hand. Pietro stese la mano. The poor cripple touched his hand. E quel povero zoppo toccò la sua mano. Not knowing he was putting his fingers into an electric plug. Non sapendo che avrebbe messo le sue dita in una presa elettrica. And he jumped up. E lui saltò su. Healed. E fu completamente guarito. Se la gente dice che i miracoli non sono per oggi, devono tornare di nuovo alla scuola biblica. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Could you call somebody being the same? Potete voi chiamare qualcuno che è lo stesso? If he only said the same but wouldn't do the same? Se era he said the same words but didn't do the same deeds. E se dice le stesse cose ma non fa le stesse azioni. If somebody is the same, se qualcuno è lo stesso, I expect the same words. Io mi aspetto le stesse parole and the same works. E le stesse opere. Then you can call them the same. E allora noi possiamo dire che è la stessa cosa. If Jesus wouldn't do miracles today, he would not be the same. Se Gesù non compisse oggi miracoli, lui non potrebbe essere lo stesso. We can have faith in God because God is faithful. Noi dobbiamo avere fede in Dio perché Dio è fedele. Alleluia. 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 Amen. Amen. I'm coming to a close now.
Io giungo ora alla conclusione. I pray from the bottom of my heart. Io ho pregato dal profondo del cuore. Before tomorrow is over. E prima io prego dal profondo del cuore che prima che domani finisca. And I've had a chance to lay my hands on your heads. Io voglio imporre le mie mani sui vostri capi. You will go home with that flame. E voi andrete a casa con quella fiamma. No devil can extinguish it. E nessun diavolo potrà spegnerla. Quanti di voi sono stati benedetti questa mattina? Allora, alzatevi in piedi, alzate, aprite le vostre porte.